è questa la nave della Star Film? Il vecchio? Sì. Anche voi andate con quei pazzi? Perché dici pazzi? Non lo so, ma tutti quanti qui dicono che il produttore sia mezzo matto. Carlo Denham? Già, proprio lui. Non lo ferma neanche il diavolo. Se gli serve la fotografia di un leone, lo va a trovare e gli dice di sorridere. È un tipo in gamba, sì, ma perché dovete dire che è un viaggio pazzesco? Beh, sul molo intanto tutti parlano del carico, per esempio. E poi, si è mai vista una nave così con quell'equipaggio? Perché? Credi che non basti? Che non basti? Ce n'è almeno il triplo del necessario. Vorrei proprio sapere dove si metteranno a dormire. Ehi, laggiù! Cosa volete? Denham è a bordo? Voi chi siete? Sono Weston, l'agente teatrale. Potevate dirlo subito, venite a bordo. Denham è inferocito. Avete buone notizie per lui? Bene, signor Denham. Molto bene, sapete perché abbiamo fretta. Le assicurazioni hanno scoperto che portiamo esplosivi e l'ispettore verrà a bordo domani o dopo. Così ne faranno una questione legale, ne avremo per dei mesi, eh? Con tutte le munizioni che abbiamo a bordo. E cosa dirà l'ispettore delle vostre nuove bombe a gas? Specie se, come dite, ne basta una per buttare giù un elefante. E poi vorrei arrivare a destino prima che cominci il monsone. Saprei cavarmelo lo stesso, spero. Non offendetevi, capitano. Sapete che cosa vuol dire pioggia tropicale quando si deve girare un film in esterni? È tempo perduto, soldi e film indecente. Eppure quando si vede un vostro film, tutti dicono, quel Denham ci sa proprio fare. Oh, Weston, stavo per scendere a terra e chiamarvi. Se lo sapevo, vi aspettavo. Ecco il comandante, il signor Weston, agente teatrale. Conosci Driscoll, il primo ufficiale? Sì. Beh, Weston, trovate la ragazza? Niente da fare, Denham. Come? Bisogna trovarla. Sentite, Weston, chi è che mi soffia tutte le ragazze che trovo? Perché gli agenti teatrali non vogliono più servirmi? Tutti meno voi. Eppure pago bene. Tutti quanti sanno che pagate, Denham. Però avete la fama di squilibrato. Nessuno si fida più di voi. Siete sempre così misteriosi? Esatto. Quando nemmeno il capitano deve sapere dove si va, certo. Ma appunto, io ho una coscienza, Denham. Ingaggiare una ragazza giovane e carina come la vorreste per un viaggio simile senza nessuna spiegazione. Che cosa c'è da spiegarle? Che va a fare un viaggio che non si sa quanto duri. Questo non si sa a che punto dell'oceano. Unica donna sulla nave e coi più strani tipi che si sia mai visti. Sì, la ciurma, dico. Parlate come se con me nessuno fosse mai tornato vivo. Il capitano e Driscoll hanno fatto due viaggi con me. E hanno un bell'aspetto. Sì, non c'è male. Sì, ma è un'altra cosa portarsi una ragazza. Già, perché in città non ci sono pericoli. Scommettiamo che ci sono dozzine di ragazze stanotte che corrono più rischi che su questa nave. Già, ma conoscono il tipo di rischio. Non avete mai scritturato donne le altre volte? Perché stavolta sì. Ma Weston, credete proprio che serva a me la donna qui? E a chi allora? Perché il pubblico, lo sapete, vuole avere un bel faccino da guardare. Certo. A tutti piace. C'è forse al mondo romanzo o avventura che sia senza una gonnella? Allora, signor Denham, perché non fate un film in un monastero? C'è da impazzire. Uno suda sangue per fare qualche cosa di nuovo e poi ecco degli esercenti a dirti se ci fosse stato un po' d'amore avrebbe incassato il doppio. Insomma, il pubblico vuole una donna e questa volta ce la metterò a tutti i costi. Non vedo dove la troverai. Devo trovarla, Weston. E trovarla subito. Dobbiamo partire ed essere al largo all'alba. Perché? Beh, la ragione c'è. Più ne sento su quest'affare, più mi sembra misterioso. Sono contento di non averla trovata. Ah, sì, bene, vi farò vedere io. Credete che ci rinunci solo perché non siete capaci di trovare acqua in mare? Sentite, sto per girare il più grande film del mondo. Qualcosa di mai visto o sentito. Dovranno inventare dei nuovi aggettivi quando tornerò. Dove andate? Vado a cercare la protagonista del mio film. Anche a costo di sposarmi. Prego, i biglietti per favore. Eccoli i biglietti. Ehi, non smetti di spingere, di! Non volevo spingere, scusami. Che cosa danno in questo posto? La sera minestra, caffè e galletta al mattino.
Ah, t'ho visto la druncola. Ora chiamo le guardie, ti piaceva, eh? No, non ho rubato, da, lasciatemi. Da, non ho fatto nulla. È ora di finirla con questi furti. Smettila, non ha preso niente. Giuro, no, non l'ho presa. È la terza in un giorno. Qua, ecco un dollaro. Un dollaro? Via. Ehi! Tassi! Ti senti meglio? Sì, grazie. Siete molto gentili. No, non mi ringraziare. Non credere che lo faccia soltanto per cortesia. Come hai fatto a ridurti così? Sfortuna, direi. Ma ce ne sono tante che stanno peggio di me. Di così carine non credo. Forse se avessi un vestito decente, ma... quando una ragazza è così malmessa... Non hai famiglia? Dovrei avere uno zio in qualche parte. Hai mai recitato? Ho fatto la comparsa qualche volta, ma adesso non c'è lavoro nei teatri. Come ti chiami? Anna Darrow. Bene, ho del lavoro per te. I costumi che ho a bordo li arrangeremo e se i negozi sono ancora aperti ti comprerò dei vestiti nuovi. Vieni. Sì, ma di che si tratta? Quattrini, avventura e la gloria, quello che fa bella la vita. È un lungo viaggio per mare che comincia alle 6 di domattina. No, aspettate. Io non capisco, dovete spiegarmi. Ho bisogno di lavoro, ma io non posso... Oh, ho capito. No, no, mi hai frainteso. Si tratta soltanto di lavorare. Oh, volevo solamente... Oh, certo, hai ragione. Mi ero entusiasmato, non pensavo che potevi non capire. Senti, sono Carlo Denan. Conosci il mio nome? Sì, sì. Fate film tra le belve nella giungla. Già, esatto. E ti ho scelto per una parte di protagonista. Partiamo alle 6. Per dove? Per molto lontano. E credi, Anna, ci puoi venire. Niente altri scopi. E che cosa dovrò fare? Solo fidarti di me e star su con la vita. Su! Scendete sul ponte e date una mano! Portate quella cima avanti! Via! Più avanti! Mi porto di qua! Beh, cosa fate qui? Volevo vedere. Ah, volevate vedere? Beh, mi dispiace. Forza con quella cima! Siete la ragazza scritturata da Denham, vero? Eh sì. È proprio divertente, non sono mai stata su una nave. Neanch'io ci sono mai stato con una donna. Non vi piacciono le donne a bordo, è vero? No, sono in picci. Beh, io cercherò di non essere. Ma lo siete già state. Tira quel cavo a bordo! Andatevene di sotto. Come? Per tutto il viaggio? Forse non mi sono scusato abbastanza prima, quando vi ho colpito sotto il mento. Ci siamo staccati. Navighiamo. Di Charlie, quante patate avrei pelato in 6 settimane? Troppe. I marinai ne mangiano molte, vero? Mangiano sempre. Un giorno io torno alla Cina e non vedere più patate. Ah, Charlie, com'è bello l'oceano. Molto bello. Presto voi velo marinaio, solo non mangiare tanto. Oh, vorrei esserlo. Ma non deve essere molto bello quando scoppiano le tempeste, eh? Oceano sempre è bello, ma difficile comandare oceano buono come a me colazione. Buongiorno. Ciao, Jack. Che avete fatto stamattina? Ho provato dei costumi per il signor Denham. Mi farà qualche provino oggi qui sul ponte, se la luce sarà buona. Provini? E perché? Oh,
per vedere quale lato del mio viso è più fotogenico. Oh, per me vanno bene tutti e due. Sì, ma voi non siete un regista. Se lo fossi non sareste qui. Non mi pare carino dirmelo. Questo non è posto per ragazze. Potreste smetterla con questa solfa, diventate noioso. Si direbbe che vi dia un sacco di fastidio. E non è vero. Non potete dire che abbia dato fastidio a nessuno. Mi sembra. Sì, invece, moltissimo. Non capisco. Ma come? Basta il solo fatto di essere presente. Oh, povera me, io che pensavo che tutto andasse così bene. Oh, per voi va bene, sì, ma le donne sono sempre un impiccio. Purtroppo sono così. Ma comunque, questi per me sono i giorni più belli della mia vita. Già, le donne... Ehi, l'avete detto sul serio? Ma certo, siete tutti così simpatici, il signor Denon e il comandante. Non direste anche voi che il comandante è un tesoro? Non so come la piglierebbe. E anche Iggy è carino. Mi vuole più bene di tutti gli altri qui a bordo. Vero, Iggy? È vero che me ne vuoi? La bella e la bestia, eh? Beh, non mi sono mai sopravvalutato, ma... Anna, vuoi provare uno di quei costumi? La luce va benissimo adesso. Va bene, signor Denon. Torno subito. La bella e la bestia. Signor Denon, comincio ad essere stufo. Che vi succede, Driscoll? Quando sapremo dove stiamo andando? Presto, oramai. Ci direte che succederà all'arrivo. E come faccio? Non sono mica un indovino. Ma insomma, saprete almeno cosa cercate. Che vi prende, Jack? Un po' di FIFA? Oh, ma che FIFA? Non è per me. È per Anna. No, fate il tenero con lei, eh? Ma non ho bisogno di storie d'amore anche extra film. Meglio smetterla. Storie d'amore? Credete che perda le staffe per ogni donna? Succede sempre così. Uno si crede incallito, poi inciampa in un bel musetto ed ecco che è cotto e si squaglia. Chi si squaglia? Ho l'aria di essere cotto io? No, sembrate abbastanza solido, Jack. Ma se la bellezza ti strega, la bestia diventa docile. Ehi, di che state parlando? Del soggetto del mio film. Anche la grande bestia era feroce. Era padrona del mondo. Ma quando vide la bella ne fu presa. Si intenerì. Dimenticò la sua forza e i pigmei la vinsero. Pensateci, Jack. Signor Denham, il comandante vi vuole sul ponte. Dice che abbiamo raggiunto la posizione segnata. Bene. Venite, Jack. Questo è compito vostro. Questa è la nostra posizione. 2 sud, 90 est. Mi avevate promesso chiarimenti a questa latitudine. Rotta d'ovest di Sumatra. Rotta assolutamente sconosciuta. Conosco le Indie orientali come la mia mano, ma non da questa parte. Dove si va di qua? A sud-ovest. Sud-ovest. Ma non c'è niente. Niente per migliaia di miglia. State tranquillo, capitano. Non faremo migliaia di miglia. Ecco l'isola che sto cercando. Beh, la posizione... Guardiamo un po' la carta. Quell'isola non sta su nessuna carta. L'ha segnalata il capitano di una nave norvegese. Scommetto che scherzava. No, niente affatto. Sapete, una canoa piena di indigeni dell'isola fece naufragio. I norvegesi riuscirono a salvare un superstite che morì prima di giungere in porto, ma il capitano era riuscito ad ottenere una descrizione dell'isola e a farsi una buona idea della sua posizione. Come l'avete saputo? A Singapore 2 anni fa, me lo disse lui stesso. E lui ci credeva sul serio? Non lo so, ma io sì. Ecco, questo è il grafico dell'isola. C'è una lunga penisola sabbiosa. L'unico approdo possibile è oltre questo scoglio. Il resto della costa è tutto un dirupo alto un centinaio di metri. E a sud, la penisola è attraversata da un muro che la separa da tutto il resto. Un muro? È stato costruito da tanto tempo che gli indigeni hanno perduto ogni memoria dell'antica civiltà che lo eresse. Quel muro è ancora oggi forte come secoli fa. Gli isolani lo tengono anche oggi come difesa. È indispensabile. Perché? C'è qualcosa dall'altra parte. Qualcosa che temono. Forse una tribù nemica. Mai sentito parlare di Kong? Ma certo.
È una superstizione indigena, un dio o lo spirito di qualche cosa. Beh, comunque né bestia né uomo. Qualcosa di mostruoso, formidabile, che ancora vive e ancora tiene l'isola in una morsa di terrore. Beh, ogni leggenda ha un fondo di verità. Ci deve essere qualcosa in quell'isola che nessun bianco ha mai potuto vedere. E voi vorreste cinematografarlo? Perché no? Se esiste, lo riprenderò. E se non gli andasse di farsi fotografare? Beh, ora sapete perché ho portato con noi quelle bombe a gas. Oh, il costume per la Bella e la Bestia a primo tempo, eh? È il più semplice. Benissimo, stai ferma lì ora. Mi sento nervosa. E se non sono fotogenica? Di questo non ti preoccupare. Se non fossi stato sicuro non ti avrei portato in giro per il mondo. Che devo fare? Cominciamo con profilo. Quando comincio a girare, stai fermo un momento, poi voltati lentamente. Mi vedi, sorridi un poco, poi ascolti e poi ridi. Va bene? Attenzione! Sono piuttosto ridicoli, no? Bella ragazza, però. Lui forse spellerà a fotografare anche me, eh? Beh, se ti desse molti quattrini, sarebbe un affare. Non c'è male, Anna. Ora proveremo col filtro. Li girate sempre da voi, i vostri film? Sempre dall'ultimo film fatto in Africa. Avrei potuto girare la carica di un rinoceronte quando l'operatore si spaventò. Pezzo di scemo, io ero là pronto col fucile, ma lui ebbe paura che potessi sbagliare il colpo. Da allora niente più operatori, faccio da me. Ma non sarà matto? No, è solo un entusiasta. Ora, Anna, devi guardare in basso. Quando comincerò a girare, guarderai in su lentamente. Tu sei tranquilla, non ti aspetti di vedere niente. Poi segui le mie istruzioni. Hai capito? Azione. Guarda in su, Anna. Così. Non vedi niente. Ma guarda più in alto. Di più ancora. Ora l'hai visto. Sei sorpresa. Non ci puoi credere. I tuoi occhi si sgranano. È orribile, ma non sai togliere lo sguardo. Non c'è più scampo, Anna. Più scampo per te. Sei perduta, Anna. Sei perduta. C'è solo una speranza. Prova a gridare. Ma la voce ti manca. È paralizzata. Prova a gridare, Anna. Tenta. Forse se non guardassi ci riusciresti. Copriti gli occhi con un braccio e urla, Anna. Urla con tutta l'anima. Che diavolo vuol farle vedere? Dannato nebbione. Siete sicuro della posizione, capitano? Certo, ieri prima che calasse la nebbia ho fatto il punto. Dovremmo essere vicini all'isola. Se non la vediamo quando si alza la nebbia non la vedremo più. È parecchio che giriamo. Non ci si vede a un palmo dal naso. Ehi, Charlie, così densi li dovresti fare i minestroni. Profondità 30 piedi. Quel capitano norvegese l'ha azzeccata giusta la posizione. E come si fa a riconoscere l'isola? C'è la montagna che somiglia a un teschio. Ah già, lo dimenticavo. Il teschio. 20 piedi! Diminuisce presto. Signor Briggs, avanti adagio. Sì, signore, avanti adagio. Accidenti, che nebbia. Quanto pesca, capitano? 14 piedi. Perché il vecchio non aspetta che schiarisca? Non è colpa sua, è quel pazzo di Dena. Attenti. Sentite niente? No. Raggetti di prua! Bando! Non sono frangenti, sono dei tamburi. Siete qua. Beh, capitano, la nebbia è svanita, vedete niente?
Non c'è anima viva. Strano che non ci abbiano visti. Pensavo che la popolazione si sarebbe mostrata. Ascoltate. Forse ci hanno visti e stanno segnalando. Beh, capitano, mi credete? C'è tutto. La montagna, il teschio, il muro, era tutto esatto sulla mia ridicola carta, pare. Andiamo, scendiamo a terra. Va bene, ma bisogna lasciare qualche uomo di guardia a bordo. Avete qualcuno che sappia maneggiare le bombe? Certo. Dovreste venire con noi, può darsi che conosciate la lingua che parlano quei là. Va bene. Signor Adams. Signore. Prendete voi il comando. Sì, signore. Vengo anch'io a terra con voi, vero? Credo bene. Io dico invece che dovrebbe restare qui. Ehi voi, vediamo un po', chi è che dirige l'orchestra qui? Ho imparato per esperienza che bisogna tenere sempre a portata di mano macchine e personale, non si sa mai. Sì, ma siete pazzo a rischiare. Via Jack, tirate fuori fucili e munizioni e datemi un paio di ragazzi per portare la macchina. Ehi Jack, non dimenticate i costumi, se ci va bene possiamo prendere subito qualche scena. Andiamo Anna. Bene ragazzi, andiamo. State attenti alle macchine. Va bene. Prese le cartucce per i fucili? Sì, signore. Piano con quelle bombe. Bene, Briggs, andiamo a vedere questa famosa isola. Pronti ad ammainare la lancia? Con la macchina, stammi più vicino. Sì, signore. Chi ha le bombe? Io, signor Denham. Fai attenzione, c'è tanto di cloruro da addormentare un branco di ippopotami. Sì, signore. Che strane imbarcazioni. Già, yeah. Sono canoe indigene. Driscoll, due uomini a guardia della barca. Già fatto, capitano. Bene, siete pronti voi? Andiamo. C'è un'anima. Devono essere tutti riuniti laggiù. Che muro, capitano? Che ve ne pare, eh? Colossale. Potrebbe essere egiziano. Sì, ma che c'è dall'altra parte? Questo vorrei sapere. Chi l'avrà costruito? Avete mai visto il tempio di Angkor? È assai più grande, nessuno sa chi lo abbia fatto. Caspita, che occasione. Che film. Venite. Sentite? Dicono King Kong. Speriamo la parliate quella lingua, capitano. Voi capite niente? Non sono sicuro, ma mi sembra il dialetto degli indigeni Nias. Che cosa staranno facendo? Ma sarà uno dei loro soliti riti balordi. Ma non correte a vedere ora. Oh, ma è così interessante. E sarà. Ma avrei preferito lasciarli a bordo. E io sono lieta di essere qui. Calma adesso. Finché non vediamo che fanno. Mondo cane! Ehi, capitano! Che spettacolo! Date un'occhiata qua! Avete mai visto una cosa simile in vita vostra? Qualcosa prima che ci vedano. Ehi voi con la macchina, venite qui. Voglio vedere anch'io. Venite.
ma state attenta. Troppo tardi, ci han visto. Tagliamo la corda. Dove vuoi correre? È inutile nascondersi. Tutti fuori, fatevi vedere. Vado! Buon cammini, Tavassaro! Scogliamocela di qui. Fermati, cretino. Fermi, ragazzi. Fermi! Va tu! Tomidi, Tomidi! Forza, capitano, ditegli che siamo amici. Tabe! Bala, con non chi? Bala! Bala! Bala, Rory! Tasco! Tasco! Mi capisce, capitano? Che cosa dice? Sta dicendo di andarcene. Beh, parlategli d'altro. Chiedete cosa sta facendo. Bala di Umia! Malem! Ani, Umia, Bala! Ani, Sabakop! La ragazza è la sposa di Kong. Grande! Cercate di scoprire qualcos'altro. Damasikasi! Damasikasi! Unia Bas! Unia! Tasco! Chi è quello? Quello è lo stregone. Dice che la cerimonia è rovinata perché noi l'abbiamo vista. Beh, cercate di calmarlo. Come si dice, amico? Bala! 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 Unia! Pronti coi fucili, ragazzi. Zitta! Malem! Malem a Pacheno! Cosa dice? Dice guardate la donna d'oro. Già, le bionde scarseggiano qui, eh? Malem a Pacheno! Con vas bisa! Con bisa para con! Un regalo per Kong, dice. Accidenti. Dama! Tapo malo nani! Vuole comprarla. Sani sita malo aticoptia. Male ma pacheno. Offre di dare 6 delle sue donne per Anna. Ci avete messo nei guai. Tida. Tida. Male ati rota aki. Sarà bene che la riporti a bordo. Meglio andar via tutti prima che ci taglino la strada verso la spiaggia. Credo anch'io, ma ditegli che torneremo per fare amicizia. Lulu! Lulu Hitago! Bala! Lulu! Avanti, Anna. Non aver paura, va tutto bene. Sorridi, Anna, e parla con Jack. Su, con la vita. Siete a letto? Non posso dormire. Il suono di quei tamburi mi innervosisce. È che Dana non doveva portarli a terra oggi. Ho avuto un po' paura. Scommetto che non eravate la sola. Chissà che faranno adesso. È questo che mi preoccupa. Dana non bada ai rischi e chissà mai cosa ha in mente di farvi fare per il film. Dopo quello che ha fatto per me rischierei qualunque cosa per lui. Non diteglielo però. Ve lo farebbe fare davvero.
Ma io non mi tirerei indietro. Se penso a ciò che poteva accadere oggi, e se vi succedesse qualcosa... Non avreste più l'impiccio di una donna a bordo. Non scherzate. Io ho paura per voi. Sono come... E ho paura di voi. Anna... Voglio dire... Che... Io... Credo di amarvi. Ma come, Jack? Se abbiate le donne... Sì, lo so, ma voi non siete le donne. Ditemi, Anna, forse io, insomma, ecco, voi non sentite niente di simile per me. Dite. Signor Driscoll, siete sul ponte? Sì, signore. Venite un momento da me. Va su, ti aspetto qui. Sì, signore. All'incirca. Vedremo bene domani a mezzogiorno. Deve essere quasi mezzanotte. Ehi! Guardala! Torce in tutto il villaggio. Già, sembra la festa del santo patrono. Sentiteli. Chissà che fanno. Se potessi girare quella fiaccolata andrei a terra da solo adesso. Che esagerato. È già una fortuna che siamo ritornati a bordo. Lo credo anch'io. Hai visto la signorina? Sì, signore. L'ho vista 2 ore fa. Quando partiamo? Ma non mi seccare. Anna? Anna! Signore, ho trovato questo. È roba indigena. Negli, state qui. Che succede? Chi ha chiamato l'equipaggio? Charlie ha trovato questo. Dov'è Anna? In cabina. No, non c'è, ci ho guardato. Che succede, signor Driscoll? Trovate la nave, trovate la signorina. Anna! Anna! L'avete vista? No. Vado di sotto. Non riesco a trovarla! Non riesco a trovarla, sotto non c'è, non c'è, ti ho guardato. Anna, sono pazza! Fuori con i fucili, uomini alle scialuppe! Prendi le munizioni.
Basta qua, ragazzi! Prendete i fucili e andate! Prendeteli! Fate presto! Mettete i fucili nella lancia! Muovetevi! Ma anche il mio vorrebbe andare a cercare signorina! Ah, torna in cucina, tu non è lavoro da cuochi! Muovetevi! Spingiamola fuori, ci imbarchiamo di qui! Tutti insieme, ragazzi! Forza! Hanno preso l'Anna! Caritini Kong, Ontaro Bay, Brahma Kong, Masaba Animago, Ontaro Bay, Brahma Kong. Thank you.
da quella parte! Andiamo! Avanti voi! Forza ragazzi! Come si fa a seguirlo con questo buio? È poco che è passato di qui, ci sono dei rami rotti. Già, guardate. Coraggio, ragazzi! Dovrebbe cominciare a fare giorno. Sì. Sentite gli uccelli? È già l'alba. Ma che cos'è? Accidenti, guardate che piedino! Sì, è la sua impronta, non c'è dubbio. Pare che le impronte vadano di qua, andiamo. Venite, ragazzi, state pronti dai cugini. Eccone un'altra qui. Siamo sulla pista giusta. Certo, certo, è evidente. Avanti, ragazzi. Ehi, guardate là. State piano, non ci ha visto. Dammi una di quelle bombe. Attenzione, si sta avventando. Andiamo, venite avanti. Come si chiamerà questo? Ma qualcuno della famiglia dei dinosauri. Dinosauro? Sì, Jack. È una bestia preistorica. Ehi, guardate la lunghezza di questo mostro. Se potessimo catturarne uno vivo... Ehi, fai attenzione, eh! Ancora mia moschetta, ragazzi! Su, di qua! Andiamo avanti! Allora, andiamo! Attenzione, eh! State attenti!
Ha inteso, Jack? Sì, cos'è? È lui, ragazzi, venite! Qua, ecco la sua orma! Abbiamo davanti l'acqua! È andato giù nella palude! Sentite, l'hai già in acqua, andiamo! È passato a guado! Sì, e non sarà facile per noi con armi e bombe! Si potrebbe fare una zattera! Ottima idea, facciamo una zattera! Avanti, ragazzi, al lavoro! So, presto, la osate che si a terra e muovetevi! Forza con quei pali! Dei pali, facciamo la zattera! Siete tutti a posto? Forza, su! Una spinta! Aspetti! Oh, via! Sentite niente? No, deve essere lontano ormai. Sì, ma ritroveremo le tracce, vedrai. Ascolta. Thank you.
Di qua! Thank you.
Jack! Jack Driscoll! Hey, Jack! Lennar, non ti ha preso, eh? No, me la sono cavata come te! Siamo salvi adesso! Siamo rimasti due soli per salvare Anna! Non si può attraversare ora? Non provarci neanche, devi tornare indietro a prendere la Ma non vorrai restare qui solo! Qualcuno deve pur stare sulle sue tracce. Può presentarsi l'occasione di portarli alla via. Troverò il modo di segnalarvi dove l'ha portata. Non c'è altra via da tentare? Nessuna. Muoviti e non farti ammazzare prima di arrivare. Va bene, Jack. Stai in gamba. Kong è il mostro più grande del mondo. Ha scosso quegli uomini da quel tronco come fossero mosche. Quanti uomini perduti. È incredibile. Driscoll cercherà di fare segnali non appena troverà Anna. Non vedremo più nessuno dei due. Non arrendiamoci, capitano. Ci deve essere una speranza. Oh. Aspettiamo che si faccia giorno, poi attraverseremo la palude. Dove sono le bombe? Sono qui. Ma credete che le bombe basteranno a fargli qualcosa? Se riusciremo ad avvicinarci a tiro, vedrete se lo butteranno giù. Avete visto gli indigeni? Sì, appena siete partiti. E che è successo? Abbiamo sparato un paio di colpi e si sono rintanati come conigli spauriti. Non avranno mai visto un fucile, eh? Sono terrorizzati. E non sono più venuti. Briggs, manda un altro uomo sul muro e tieni gli occhi aperti. Partiamo all'alba, anche se non riceviamo segnali da Driscoll. Sì, signore. Thank you.
Sani tutte e due. Sì,
Sì, sto bene. Com'è andata? Come hai fatto, Jack? Poi te lo dirò. Oh, Jack! Su, su, ora siete salvi. Tra poco saremo di nuovo a bordo. Un momento, dove sta Kong? Ma che ne so. Siamo venuti qui per girare un film e abbiamo trovato un qualcosa che vale di più di tutti i film del mondo. Che cosa? Abbiamo abbastanza bombe, se possiamo prenderlo vivo. Ma siete pazzo? Oltretutto è su una roccia dove neanche un esercito lo piglierebbe. Sì, se rimanesse là. Ma abbiamo un'ottima esca. Già, ma non vorrete ancora rischiare. Ehi, attenzione, John! È con la riva! Aiutate il portone! Con la riva! Presto! Presto! Aiutate a spingere! Presto! Thank you.
Venite! Venite, l'ho presa! Ha perduto i sensi! Mandate a prendere catene e ferri! Che ne volete fare? Faremo una zattera e lo porteremo a bordo! Caspita, tutto il mondo pagherà per vederlo! Non c'è catena che possa tenerlo! Questo lo vedremo! È stato sempre nel suo mondo, ma ora imparerà a temerci! Siamo milionari, amici! Faremo un po' per uno! Fra qualche mese brilleranno le insegne a Broadway! Kong! L'ottava meraviglia del mondo! Di, cos'è questa trovata di Denat? Speriamo che sia buona dopo tanto cancano. Speriamo. Guarda che folla! Beh, se hai voluto venire, i biglietti mi costano $20. No, è troppo vicino al quadro, dà noia agli occhi. Ma questo non è un film, signora. Come? Non è un film di Denon con quelle care scimmiette e le tigri e tutto il resto? Sì, ma questa è piuttosto un'esibizione al naturale, signora. Beh, non capisco, comunque si vedrà bene qualcosa. Sì, ma di che si tratta? Pare di una specie di gorilla. Già, perché non ne abbiamo abbastanza a New York? Io non posso guardarlo, Jack. Mi fa ricordare quel giorno tremendo. Io non ti avrei portato, ma lo sai come ha insistito Tena. Certo, dovevo esserci anch'io per completare lo spettacolo. Credi davvero che guadagneremo molto? Beh, abbastanza per rimborsarvi i vestiti comunque. Vedi, è la prima volta che porto un vestito come questo. Ehi voi, giusto in tempo. Bene, stai benissimo. Anna, sono contento di vederti così. Sai, Jack, $10,000 al botteghino per la prima sera, hai capito? Io direi che va bene. Ah, questo niente, ne faremo ogni sera di più. Guardate che razza di bestione. Speriamo che l'abbiano legato bene. Ma certo, Denan sa il fatto suo. Avanti i rappresentanti della stampa. Venite, vi presento la signorina Darrow e il signor Driscoll. Venite, signor Driscoll, a salvarvi da quelle zampe, vero? Sì, ed era solo, perché tutti i marinai erano stati uccisi. Solo? E come avete fatto con quel tipetto? È il signor Denan che l'ha preso. Tutti noi altri scappavamo come tante lepri, ma il signor Denan ha avuto il coraggio di aspettarlo e tirargli le bombe. Allora siete voi l'eroe. Avanti, diteci tutto. Sì, sì. Ma un momento, io non c'entro molto. Miss Darrow è l'eroina. Se non fosse stata per lei non l'avremmo neanche avvicinato. L'ha inseguita fino al villaggio. La bella e la bestia, eh? Proprio così, questo è l'argomento. La bella e la bestia. Kong poteva rimanere dove stava, ma non poteva resistere alla bellezza. Ecco la storia. Scrivete pure, amici. Facciamo qualche foto? Un momento, dovreste andare via dal palcoscenico e portare lampade e riflettori davanti al pubblico. Io uscirò e farò un discorso su Kong, Miss Darrow e il signor Driscoll. Poi, quando vi chiamo, venite e fate le foto, eh? Sta pronta Anna quando ci vediamo, eh? Su, stai calma, l'abbiamo già addomesticato in confronto al primo incontro. Signore e signori, sono qui stasera per raccontarvi una storia assai strana. Una storia così strana che nessuno la crederà. Ma signore e signori, vedere è credere. E noi, i miei compagni ed io, abbiamo riportato la prova della nostra avventura. Un'avventura nella quale 12 dei nostri hanno trovato la morte. Ed ora, signore e signori, prima che io vada oltre, vi mostrerò l'essere più colossale che mai occhio umano abbia visto. Egli era il re, era il dio di quel suo mondo. Ma ora è nelle mani della civiltà. È un semplice prigioniero che serve a soddisfare la vostra curiosità. Signore e signori, ecco Kong, l'ottava meraviglia del mondo. Ed ora voglio presentarvi Anna Darrow, una ragazza molto coraggiosa. L'ala bestia è qui la bella.
Essa ha passato un'esperienza a cui nessun altro avrebbe sopravvissuto, ma fortunatamente fu strappata a Kong dal suo futuro marito. Vi presento un vero eroe, signori, John Driscoll. Ed ora, prima che vi racconti tutta la storia del viaggio, io pregherò i cronisti di venire sul palcoscenico per offrirvi il privilegio di veder prendere le prime fotografie di Kong e dei suoi eroici catturatori. Avanti, ragazzi. Prima la signorina. Lì, davanti a Kong. Sei pronto, Jack? Sì. Fanne una buona. Niente paura, signore e signori. Quelle catene sono fatte di acciaio al cromo. Sta calma, Anna. Ritraeteli insieme, amici. Si sposeranno domani. Mettile un braccio in... Fermi così, siete pronti? Stay right here with you. Anyhow, you know they're bound to get him. Di fuori. Ha preso Anna, l'ha portata su.
cazzo! Ander! Come facciamo adesso? Cosa facciamo? Ecco i riflettori. Li faccio puntare sul tetto. Non perdetelo di vista! Attenzione a tutte le pattuglie. Kong diretto ovest. Va verso l'Empire State Building. Aspettate per altre comunicazioni. Se sale lassù, cosa facciamo? E chi potrà più avvicinarlo? Kong sta arrampicandosi sull'Empire State Building. Porta con sé Anna Derro. È spaventoso. Non abbiamo pensato a una cosa? A che? Agli aeroplani. Se mettesse giù Anna e ci si potesse avvicinare a lui e senza colpire lei. Giusto, gli aeroplani. Venite! Thank you.
Margherita. No. Un momento, dove volete andare voi? Chi siete? Fatemi passare, mi chiamo Dena. Tenente. Tenente, io sono Carlo Dena. Dena? Sì. Dena? Oh, quello che aveva catturato King Kong. Sì, lui. Allora, Dena, gli aeroplani gliel'hanno fatto, eh? Oh, no, non sono stati loro. È stata la bellezza che ha sconfitto la bestia.